L'assegno unico 2021 viene riconosciuto ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni. È partito dal 1 luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 e viene riconosciuto a quelle famiglie che non possono aver diritto ai classici assegni per il nucleo familiare. È da precisare che non è la misura completa, in quanto viene denominato assegno ponte, ha una validità per l'appunto di 6 mesi e in questo periodo si vedrà che effetto avrà nella vita delle famiglie. Vi sono perciò delle restrizioni per quanto riguarda il riconoscimento, pertanto si dovrà attendere il 2022 per l'assegno unico vero e proprio. In linea generale viene riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, ai disoccupati e ai pensionati derivanti da lavoro autonomo. L'importo dell'assegno temporaneo spettante viene riconosciuto mensilmente sulla base di tabelle ben precise costruite sui valori del modello ISE. Maggiore è l'ISE, minore è il riconoscimento mensile. Vi sono delle soglie che vengono prese in considerazione: con un valore ISE pari a 7.000 euro, l'importo mensile è completo, fino a un massimo di 50.000 euro, soglia per la quale non può più essere riconosciuto il beneficio economico. La domanda è da presentare attraverso il portale dell'INPS da un solo genitore. Si può presentare dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Ciò nonostante, è da tenere presente la scadenza del 30 settembre 2021 per poter beneficiare degli arretrati dal 1 di luglio. L'importo spettante si può richiedere attraverso il proprio conto corrente, pertanto in fase di domanda si dovranno dichiarare le proprie coordinate bancarie. In alternativa si può richiedere attraverso bonifico domiciliato direttamente l'ufficio delle Poste Italiane. Sul nostro sito www.confartigianatovicenza.it potrete raccogliere maggiori informazioni e chiedere assistenza.